Padova impazzisce di gioia, il popolo granata fatica a trovare lacrime per piangere. Il miracolo veneto al volto gli dà il canto, fare 25 punti nelle ultime 11 partite centrando i playoff. È come scovare un quadrifoglio autentico in un prato artificiale. Il Torino, attraverso la sesta sconfitta interna, consegna agli annali l'emblema di una fragilità strutturale che si era palesata sin dai primi battiti della stagione e ha danzato di partita in partita in un inferno di contraddizioni. Per il giorno del Red Rationem, Lerda, privo dello squalificato Junco, sceglie di cavalcare a sorpresa Sgrigna al posto di Antenucci, mentre a centrocampo Budel rileva l'indisponibile De Vezze. Dal canto, per sostituire El Shaarawy, decide di accendere l'ex vantaggiato, la cui ultima partita era datata 14 marzo. Il Toro parte con il baricentro molto alto, ma il Padova non disdegna mareggiate offensive. I granata all'ottavo sfruttano lo sbilanciamento degli ospiti per disegnare la prima palla gol con Sgrigna, che si invola in contropiede, ma poi, complice una deviazione, non riesce a trovare la giusta sensibilità per pennellare con il mancino. Altri 8 minuti e il Toro prova ad illuminare Bianchi con uno degli schemi più abusati, il lancio dalla tre quarti. Savagno è preciso nell'imbeccata, ma il colpo di testa del centravanti tramonta oltre la traversa. Lerda inverte la posizione di Pagano e Gabionetta, ma è ancora un cross di un esterno basso dalla tre quarti, la genesi dell'occasione più nitida della prima mezz'ora. Al 27esimo rivalta mette in mezzo per Sgrigna, che tocca il pallone di testa disorientando Cesar. Il brasiliano, nel tentativo di anticipare Bianchi, costringe Cano ad un grande intervento in tuffo e lo stesso capitano granata spara fuori sulla respinta. Il Cano Show prosegue al 35esimo quando l'ex portiere del Lanciano vola sulla sua destra per negare la rete a De Feudis, che aveva piazzato bene con il destro da fuori. Ancora sull'orlo dell'Arachiri, biancoscudati a 5 minuti dall'intervallo, De Feudis proietta un pallone invitante sul secondo palo, Bianchi stacca di testa e Legati, a due passi dalla linea di porta, flirta pericolosamente con il masochismo. Dopo un primo tempo di affanni, il Padova assesta una pugnalata all'altezza del cuore degli avversari. Al 43esimo Rubinho sbaglia il timing dell'uscita sul calcio d'angolo battuto dalla destra da Renzetti. Cuffa si fa trovare pronto e confeziona di testa il terzo gol della stagione, tutti sbocciati nel mese di maggio. Ad inizio secondo tempo Lerda è quasi costretto a gettare subito nella mischia Antenucci al posto di Pagano e dopo 8 minuti, senza grosse scosse telluriche, è il turno di Lazarevic al posto di Gabionetta. Al 58esimo il Padova si vede annullare il gol del 2-0 per il fuorigioco di Ardemagni, partito leggermente avanti rispetto alla linea dei difensori granata sul cross affrescato da Bovo. A metà ripresa il primo cambio per Dal Canto, che inserisce Vicente al posto del match winner Cuffa, che viene ammonito per perdita di tempo al momento dell'uscita dal campo. Dall'altra parte l'ultima mossa, quella della disperazione, è Gasbarroni per Savagno. Se qualcuno avesse avuto ancora bisogno di un'istantanea della stagione del Toro, ecco puntuale ad offrirla l'occasione sesquipedale del 72esimo. Gasbarroni, al primo pallone giocato, affresca per Bianchi, che da due passi colpisce il palo. La sfortuna diventa una componente primaria del naufragio granata, anche perché sul capitano c'era stata una trattenuta evidente di Legati. È il prologo quasi fisiologico al gol del 2-0 del Padova, che scocca 10 minuti dalla fine. De Paola ha una corsia preferenziale a disposizione per aggredire l'area granata. Ogbonna lo insegue vanamente e il brasiliano può timbrare delicatamente con il tocco mancino il gol che ufficializza i playoff. Il sesto gol stagionale dell'ex giocatore del Chievo certifica l'11esimo risultato utile consecutivo per il Padova, che approfitta della caduta della regina e sale addirittura al quinto posto. Sarà il Varese il primo scoglio dei biancoscudati nella rincorsa ad una Serie A che manca dalla stagione 1995-96. Per il Torino si tratta del punto più basso della presidenza Cairo. Solo riuscendo ad entrare nell'ombra dei pensieri cupi del presidente si potrà capire il futuro di una società che si appresta a venir travolta dall'ennesimo tornado rivoluzionario. Questa la cronaca della partita.